Yuck. È il verso che faceva coso? Pippo? Su e giù. Up and down. With Boris the Wolf. Lascia il rifugio. Qua non si apre, eh. A sto punto mi verrebbe da pensare che Boris è buono, per l'appunto ci ha salvato forse. Qua ci sono i suoi vestiti appesi e anche i mutandoni. Ah, che bello che è. Boris, ciao. Però non parla molto. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Manca la leva. Trova la leva della porta. Parla con Boris. Hey buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Ah, vuole mangiare? Ok, trova zuppa per Boris. Trova 3 barattoli di zuppa. Leggermente inquietante qua. Una, credo. Due. Penso, non lo so, boh, perché forse li sto mangiando io, non ne ho idea, onestamente. Qua no. No. Qua è chiuso. That should be enough. 3. Fare zuppa per Boris. Un tizio a caso, ma come? È Boris il lupo? Ma stai scherzando? Ma come ti permetti di dire un tizio a caso? Boris, prendi. Hai visto? Ci ha aiutato. Lascia il rifugio. Utilizzare la leva. Boris il lupo, best companion ever. Non gironzolare. L'ha tradotto non schivare. Va bene, dai, ok. Che bello che è. Ha proprio una faccia simpatica. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Entra nel buio. Trova una torcia elettrica. Eccola qua. Non lo so, King. Potrebbe essere. Però non spoilerarmi sempre la lunghezza del gioco, dai. Don't be scared, Boris. I'll keep the light near you so you don't get lost. Ho un brutto presentimento io. Sì, è vero, però. Yeah, me either. Boris è sicuramente di poche parole. E il nostro personaggio lo capisce benissimo, a quanto pare. Boris, l'hai sentito, anche io. Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? Parla con Boris. E se ne va. Probabilmente sta andando lui ad aprire. Tanto che mi ha preso anche la torcia. Potrebbe essere, potrebbe essere. Plot twist. Giocattoli paradisiaci. Wow. I don't remember any of this. Heavenly Toys. Bella come ambientazione, porca miseria.
Qua usciranno mostri, ma noi non abbiamo l'accetta per il momento, per cui potrebbe essere un problema. Un bel pozione di Boris, va bene. Qualcuno sta cantando. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Riparare la macchina del giocattolo, ripristina la leva dell'energia. Ho capito, in pratica ripristinando si sposta questo. Per ripristinare lì, vediamo. Cosa che ho provato a fare anche prima, però non ha funzionato. Scollegare le cinture. Collegare le cinture. Bah, va bene. Bisogna togliere i pupazzetti che bloccano gli ingranaggi, le cinghie in pratica. Riparare la macchina del giocattolo. Ecco fatto. Non era abbastanza vicino, secondo me no, dovevo ancora triggerarlo semplicemente, però boh. Ok. Non so quale sia il problema. Chi se ne frega del fatto che io abbia dipinto alcuni bandi col sorriso storto? Questo non è motivo per cui il signor Drew mi rimproveri. E se davvero vuole essere così utile, potrebbe dirmi cosa dovrei fare con quel pieno deposito di quell'angelo. Non so cosa. Nemmeno un pezzo di quella merda si esaurisce. Probabilmente mi sciolgo tutto per sbarazzarmene. Ma che traduzione è? Porca miseria. Va bene, dai. Mi sa che adesso posso sbloccarlo di nuovo per farlo andare. Perfetto. No, un'altra volta mi sa. Un'altra volta, un'altra volta. Proviamo. Eccolo. Ok, va bene così. Alice Angel. È una bella ragazza, she's quite a girl. Oila! È invecchiata malissimo, direi. Scappiamo? Ci vediamo. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Trova una nuova uscita. È scappata dal suo camerino. Bene, dai. Mi fa piacere. Il demone, l'angelo. I sogni diventano realtà. Ok, va bene. Tutto sembra crollare. Quando sono entrato nella cabina di registrazione oggi, Sam era lì con quella Allison. A quanto pare, io non ho ricevuto il memorando. Alice Angel sarà ora doppiata dalla signorina Allison Pendle. Una parte di me è morta quando lui mi ha detto questo. Deve avere un modo per risolvere questo problema. Ah. L'hanno sostituita, poverina, la doppiatrice. Che brutta cosa da fare. Qua ci possiamo nascondere. Ok. Maledetto. Boris. Scare me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with.
un tubo, armatevi, prendi il tubo di Boris. This will do. Ok. Però non rompe i cartelli. No! Non l'ho fatto apposta, Boris, scusa. Che mazzata gli ho dato, poverino. Seguiamo Boris. Non si aprono questi qua? No, per il momento no. Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Ok. Apri l'uscita del magazzino. Trova un secondo interruttore. Cosa abbiamo qui? Porcaccia la pazza. Wally, ok, vediamo di nuovo. Se la pressione supera i 45, stringo il bullone, giusto? Thomas, no! Se raggiunge 45, rilascia il blocco di sicurezza. Wally, sei sicuro? Sai, sembra più difficile che paragonare cera d'api con cera di candela. Thomas, guarda, non è così difficile. Wally, senti, se pensi che farò il mio lavoro e il tuo, sono fuori da qui. Se raggiunge 45, rilascia la sicurezza, c'è scritto. Ok. Fa niente. Grandicella sta mappa, eh? Grandicella sta mappa. Vabbè, cerchiamo, dai. Seguiamo i cavi di prima, che ho già perso di vista. Ti sembra familiare? Stazione dei piccoli miracoli. Oh, torniamo indietro. Andiamo a seguire i cavi, dai. Cosa che non ho fatto. Eccoli qua, i cavi. The Butcher. Porca puttana. Ma vaffanculo! Ma quanta vita hai? Quanta vita hai? Ma che cazzo? Porca vacca. Io devo le legnate, ma... Boh. Trovo una nuova uscita. Vaffanculo. Piccoli inutili? No, ma neanche 7 legnate però, porca miseria. Cioè, stavo per morire. Potevo morire. Potevo morire. Gents, ladies. Esatto, Blank, esattamente, esattamente. Esattamente. La difficoltà aumenta, ho notato, ho notato. Che culo, che culo. Proprio come piace a me. Grazie Blank, grazie. La cosa è reciproca. Non pensavo ci fosse Boris, onestamente, mi spiace. Livello 9. Basta seguire le urla, ok. Appuntamento con un angelo. Visita Alice Angelo nel livello 9. Mi prude il naso. Boris, dove stiamo andando? Di qualcosa, porca miseria. Sei molto creepy. Ecco il livello 9. Step out your cage. There's a whole twisted world. Troppo angioletto. Better get overtime for this.
Secondo me timbrare il cartellino in ogni livello è tipo un obiettivo. Questi ascensori maledetti a volte si aprono, a volte no. A volte arrivano, a volte continuano ad andare all'inferno e tornare. Continuo dicendo a tutti che se Mr. Drew continua a diminuire i costi così, qualcuno morirà. E di certo non sarò io. Sto salendo le scale. Insomma, questi ascensori non funzionano molto bene, è abbastanza chiaro oramai. Boris è là. She's quite a girl, in pratica cosa vuol dire? È una ragazza piuttosto bella, giusto? Boris, dimmi qualcosa. Oddio! Boris ha visto il suo cadavere. Boris non è come sembra. Ah, ma è pieno di cadaveri di Boris, cazzo. Con lo sterno aperto, è orribile, cazzo. Da uno ci ha preso la chiave inglese. Pensavo avesse preso tipo un'aspirina e fosse ritornato in buona salute. No, scherzo. Chi lo direbbe? Sto pranzando con Joy Drew. Sembra che le cose siano più difficili di quanto mi aspettavo. Per un attimo ho pensato di rimanere bloccata con l'assegno. Boh. Ma devo dire, non era per niente quello che mi aspettavo. Un po' incantevole. Lui mi ha chiamato Alice. Mi è piaciuto. Interessante. Qua si sta aprendo, va bene. Ma noi possiamo andare anche di qua volendo. Questo è un bastardo, maledetto infame. Andiamo, dai. Inquietante come stanza, porca miseria. Mi dispiace non poter rompere i cartelli comunque. Vabbè. Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart's delight? The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like? Living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. The first time I was born from its inky womb, I was a wiggling, pulsing, shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. Capricciante. Let the demon touch me again. I'm so close now. So almost perfect. Yes, I will spare you. For now. Better yet, I'll even let you ascend and leave this place. If you will do a few easy, weensy little favors for me. Return to the lift, my little errand boy. We have work to do. Seguire. Ha fatto una brutta fine questo qua. Seguire gli ordini dell'angelo. Mamma mia. Che brutti rumori. Che brutti rumori. Torniamo all'ascensore, va. Non so perché, ma fa moltissimo Bioshock sta roba qua, eh. Secondo il mio punto di vista, il fatto appunto che ci sia qualche sorta di villain irraggiungibile e intoccabile, no? Separato appunto da una vetrina o qualcosa del genere, che nel frattempo ti fa un discorso strano e inquietante, eccetera, eccetera. Mi ricorda moltissimo quel gioco.
Boris, dove sei andato? L'ascensore è di qua, giusto? Raccogli alcuni pezzi di ricambio. Prendi la chiave inglese. Ok. Raccogli 3 ingranaggi speciali. Cerca le scatole di ingranaggio. De che tipo? Vediamo. Scatole di ingranaggio, ragazzi. There are so few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the ink demon. Stay out in the open for too long and he will find you. Resta fuori per un lungo tempo. You'd better hide. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. In pratica avete visto che prima c'erano appunto dei posti dove nascondersi? Bisogna sfruttarli, altrimenti facciamo una fine di merda, ha detto lei. Sostanzialmente. 3 ingranaggi. Allora, mi è venuto in mente che io mi ero bloccato proprio in questa parte. Alla ricerca dei 3 ingranaggi. Già. Mi è tutto molto familiare. Tutto molto familiare. 7000 scale. Potrebbe essere uno di questi gli ingranaggi? A quanto pare no. Fanculo. È bloccato. Però no, niente. Però niente. Non voglio lavorare qui. Non voglio più lavorare qui. Posso immaginare. Lui ci libererà. E salta fuori bastardo, no? Qua niente. Dove cazzarola sono gli ingranaggi? Tutti questi posti, porca miseria, da guardare. E non c'è niente. Fanculo. E questo qua non è... Non si può interagire con questo ingranaggio, quindi non è quello. Che strano. Tutte queste stanze fine a se stesse, ma è molto sospettoso come cosa. O sbaglio qualcosa io, oppure non so. Boh. Io non vedo niente. Io sono venuto da qua, mi pare, sì. Proviamo ad andare di qua. Andiamo su. Ecco perché mi ero perso a suo tempo. Perché è un po' un casino. Questa qua non si aziona, sappiatelo. Proviamo di nuovo, ma no, niente. Dove cazzo stiamo andando?
Questa non si apre. Delle volte i bauli si aprono, delle volte no. Uncharted su PC arriverà il 4 e l'espansione standalone del 4 e basta. Entro 2022 dicono. Ma dove stiamo andando? Che cos'è sto coso? Ma perché? La chiave inglese? Sì, ma gli ingranaggi nemmeno l'ombra, quello è il problema. Cazzo. Prego, prego, King. Posso dire che girare questo posto mi sta facendo venire la nausea, tipo? O pare strano? Cioè, sono venuto fin qua sopra, ho fatto 7 miliardi di scale, io ingranaggi non ne ho visti. Qua l'elevatore mi sa che non funziona. No, 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 funziona invece, funziona. Abbiamo Boris dentro. Ok. Dove cazzo dobbiamo andare? No. Raccogli 3 ingranaggi. Tip, cerca le scatole di ingranaggi nel livello cap. Ma porca di quella puttana. E dopo questa... Must mi hai cambiato la vita, probabilmente. Bisogna andare nel livello K. Ma puttana Eva. Va bene, dai. No, non l'avevo visto, ti giuro. Non avevo capito che era il livello K, porca vacca. Ma che cazzo. Magari questo qua è a livello K, cosa ne sappiamo noi? No, è più su. Madonna santa! Ma cosa ho fatto io di male per infognarmi con i giochi così, eh? Ma dai. You never know what will draw him in. Se fossi in te, io non correrei così veloce. Non sai mai cosa lo attirerà. Bene. Ma volete dirmi che io livello K non ci sono mai finito per sbaglio? Oh Gesù! Ah ok, ma no, è uno di quelli piccoli, dai. Pensavo fosse Bandy io. Ehi, bastardo! One down. Cazzo, Perché non mi ha visto? No, no, è tutto voluto, dai. No, pensavo fosse Bandy, quello indistruttibile, presumo. Livello K. Andiamo di qua. Vila, non è morto. Ancora? Bastardo. Vuoi vedere che forse adesso... queste deviazioni hanno un senso?
quella scatola nel corridoio. Non ho neanche guardato. This one's empty. Adesso guardiamo. Questa? Questa dici? Questa? Eccole qua. Buono, buono, buono. Grazie ragazzi. Buono. Torna da Angel. Posizionare gli ingranaggi nelle caselle del deposito del livello 9. Ma le bambole non si rompono, cazzarola. Paura, paura, paura. Sta arrivando, si spera di sì, eh. Boris è molto statico in questo caso. Gli ingranaggi dove li vuole? Ce l'ha detto? Qua per caso? Ah, qui dentro forse. Ah, qua, qua, qua. E anche in Bioshock c'era un punto così. Dovevamo tipo consegnare le armi dentro la cassetta della posta. Prendi la siringa di inchiostro. Prendi tre inchiostri molto spessi. Caccia dei sensori inflati. Che cazzo è? Caccia dei sensori inflati nel livello 9. Ma cosa vuol dire sensori inflati? Oh. Vai a livello 11. Ok. E già qua partiamo male, eh. Perché il gioco mi diceva livello 9. Quindi mi fa girare un po' le palle. Comunque, ok. Mi fido di te, eh. Non sto dicendo quello. Dico solo che non va bene. No, in realtà non ci siamo mai arrivati a livello 11. Ci siamo fermati prima, Mast. Sì, vabbè, ho capito ragazzi, ma se mi dicono livello 9 dopo dobbiamo andare a livello 11, ma me lo spiegate perché? Dai, porca miseria. Ma perché ragazzi, perché? Perché? Non è morto questo. No, non siamo arrivati fino all'11. Siamo tornati indietro ad un certo punto. Ah, mi sa che devo andare piano per ucciderlo, sapete. Devo andare di soppiatto. Non ti piace un gioco in prima persona, scuola? Ah, allora. No, ma in realtà ti dico, è bello, però è un po' particolare. Più che altro perché devi girovagare, girovagare, girovagare. No, ma adesso mi dovete spiegare seriamente per quale motivo il gioco ci dice a livello 9, ok, e sono a livello 11. Cioè, ma cosa hanno preso per il culo? Oh, makes my skin crawl.
is done. Bring me back my equipment. Ma come? Sì. Dai. Ma infatti, dai, ma cos'è? Ma cos'è? Ma perché? Perché il livello 9? Cioè, veramente uno diventa stupido. Ma più che altro uno si demoralizza e si sente stupido. Sali le scale. Oh, porca. Che scale! She was perfect. No matter what Joey says. Che scale! No, Boris, non fare scherzi, eh. No, se volete proviamo a tornarci, però boh. Vediamo. Tanto, credo che sia randomico o bendy, sapete. Proviamo, dai. Ma l'orologio, vabbè. Vediamo un attimo. Io non le ho viste le scale, onestamente. Ah no, c'è Ben di là, eh. King, stiamo salendo le scale, mi raccomando, non fare scherzi. Quale orologio? Nella guida. Ah, ok. Ma, boh. Un orologio. Beh, vabbè, torniamo a livello 9, dai. Torna da Angel. No, torna da Angel. Ma io pensavo fosse tipo qualcosa di secondario, quella roba lì dell'orologio. Ah, una gente in cui depositare il liquido. Sì, a livello 9. A livello 9. Quello l'avevo capito. Pensavo fosse una roba alternativa io. Non vi preoccupate, dai. Però livello 9 e dopo devi andare a livello 11, dai, eh. Vabbè. Dai. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Prendere il pistone? Prendi 3 nuclei di valvola. Risolvere i tubi di inchiostro nel livello P. Vabbè. Non so quanto male posso fare questo, onestamente, contro i nemici. Comunque va bene, dai. Speriamo che almeno qua il livello sia giusto, sono a vaffanculo.
cazzo. Sul muro 200 volte. Questo tipo? È orribile. Tre nuclei di valvola. No. Stasera live school. Sì, sì. Con Stray però. Stray, quello del gatto, va bene? A livello P. Tu Masta, hai capito perché devo uccidere i nemici per le valvole? Perché io non ho capito un cazzo, onestamente, eh. Faccio fatica a trovare un senso a tutto ciò, onestamente. Ah! Fare svuotarlo. Ah, al puntino, hai ragione, hai ragione, hai ragione, colpa mia, scusa. Stavo pensando a cosa fare stasera, Stray. Sì, credo tu abbia ragione. Sì, ma non mi sembra molto difficile, basta premere, basta premere, basta premere. Pa. 2 di 3. Ok, questo è già aperto, ne manca uno. Bravo Master, grazie. Fanculo. Beh, ma in realtà non è un indovinello questo, basta semplicemente far girare, far girare, far girare. Ok. Torna da Angel. Fanculo. Ah, sì, sì, indubbiamente, Master, indubbiamente. Indubbiamente. Tanto qua verrà fuori Bandy adesso, me lo sento. Interessante vedere come lo scopettone faccia male esattamente come le altre cose. Ma in realtà un po' meno, forse, un po' meno, dai. Ah, che siamo già arrivati, che culo. Io mi ero proprio bloccato in questo punto qua, però non mi ricordo in quale step.
shall we? I've got just the tool to make this even more enjoyable. Prendere l'ascia. Distruggere tutti i ritagli di Bendy. Visita il livello K e la Heavenly Toys. Fai attenzione con il demone dell'inchiostro. 15 sono. Ma sono tantissimi, porca vacca. La porta sprangata con l'ascia. Ok, va bene, va bene. Va bene. Questa qua, dici, King? Ok, c'è un collezionabile qua, mi sa. Dicono che il vero problema con il signor Drew è che lui non parla quasi mai con noi. Gente inferiore. Oh, certo, secondo lui c'è sempre roba interessante da arrivare, l'avventura, la fama e roba simili. Ma io sono il ragazzo che deve assicurarsi le buon fine delle nostre risorse. A proposito, a quanto pare il signor Drew ha un altro grande progetto in mente ora. Livello K e Heavenly Toys. Livello K e Heavenly Toys. Va bene. Intanto volevo vedere di qua, sì. Andiamo da qualche parte. Come non detto. King, beh, lì nella porta sprangata c'era il collezionabile e basta? Piano con Bendy, boh. Io vorrei sapere quando ha salvato perché avrei fame. So che pare strano, però ho fame. Vabbè. Boris è leggermente spaventato comunque, eh? Il gioco salva checkpoint, però probabilmente me l'ha fatto vedere in basso a destra, non ci ho fatto caso, sai. Quindi ci sono tantissimi, porca miseria. In pratica devo distruggere 15 di questi? Eh sì. Ma sono tanti, cazzarola. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fanculo. 15 questi qua sono tantini, eh. Vabbè. Se li vedete, ragazzuoli, se li vedete, mi raccomando, sbraitate. Qua ce n'è uno. Ah, ma dai. Per fortuna ce ne sono tanti vicini, va. Vicino all'ascensore. Ok, l'abbiamo preso quello, grazie master. No, eh? Ah, ok, scusa. Ne mancano 10. Sembra crollare. Quando sono entrata nella cabina di registrazione. Ah, ok, ok. Già letto questo qua. Già letto, già letto.
No, 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 no. No. Dopo, dopo lo facciamo, basta, dai, non ti preoccupare, vai, grazie mille. Perfetto. A meno che non ce ne sia uno qua dietro, fermi tutti. No, 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 non c'è niente, non c'è niente qua dietro. Ok. Ok. Alla Heavenly Toys ce n'erano svariati, credo. E quindi dov'è che mi nascondo io? C'era... Madonna santa. C'era un coso qua. Sempre se lo trovo, perché... Boh. Va, non so. Ehi là, è più veloce di noi però, cazzo. E allora. Quindi questo qua è praticamente la nostra morte, dai, quello che ho fatto prima. E adesso per ritornare là, chi è che si ricorda, eh? Di qua mi pare. Sì, di qua è. Porca c'è la miseria. Ma come? Ma questo qua non c'ero mica arrivato io. Evidentemente no, mancava tipo mezzo corridoio. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ero quasi arrivato. Vabbè. Ma come? Sì, invece. Mancava tipo una curva o due. Qua c'è la Heavenly Toys, dove ci sono un sacco di cartelli. Sì. Più che altro devo capire se è sempre qua lui. Perché se è sempre qua è un problema non indifferente, Io spererei che sono tutti qua, però boh, mi sembrerebbe troppo bello per essere vero. Me ne manca uno, no. Uno me ne manca, uno. Dov'è? Perché uno? Oh, sono stati 3-4 sul divano? No, no. Oddio, hai ragione. Torna a livello 9. Ha detto io se fossi in te mi nasconderei. Cazzo. Io non l'avrei visto quello lì, davvero, Ero convinto di averlo preso. Non l'avrei mica visto se non c'eravate voi. No. Forse dopo qualche minuto, non lo so, boh. Mi sembrava rotto. Per l'amor del cielo! Da che parte si va? Sapete che non mi ricordo. Ah, di qua, di qua, di qua. Adesso appena vedo il cosetto lì in basso a destra salviamo, ragazzi. Che avrei fame io. Sta sul muro, è un macchinario. Prima a caso. Vabbè.
Ok. Appena esco dall'ascensore. E tu dici che dovrebbe salvare toccandolo. Ah, questo qua per timbrare. Another day, another dollar. Ah, il timekeeper. Oddio. You better get overtime for this. Quindi questo è per salvare. Pensavo fosse un collezionabile io, per un qualche motivo. Always on time. Va bene, dai. Ok. No, no, hai ragione, hai ragione. Salva, effettivamente. In basso a destra viene GM. fuori l'icona. Va bene ragazzi, grazie a tutti per la compagnia, grazie per gli aiuti, senza di voi non ce l'avrei fatta fino a questo punto. Questa sera alle 21 ci vediamo con Stray per giocare a qualcosa di molto molto rilassante. Fai la prova nel menu se ti fa continuare, ma no no, ma stai tranquillo che funziona, funziona, ma stai tranquillo. Back to the old grind. Hai ragione, ragione, ha senso così. Grazie di nuovo, buona cena e alle 9 con Stray, va bene? Speriamo siete contenti, insomma.